Diego Dabber21, salve a tutti. In questo nuovo video interpreterò Connor dal film d'animazione DreamWorks di un anno fa, 2023, Ruby Gilman, la ragazza con i tentacoli. Spero che questo video vi piaccia. Un cirbil ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber21. Dubb is the world è il mio motto. Buona visione a tutti, spero che il video vi piaccia perché si va a incominciare. Spettacolarità è il nome del gioco in questa fase dell'adolescenza alimentata dagli ormoni. Un rituale che incarna il massimo in termini di alto rischio e alta ricompensa. Ora hai una sola chance per il ballo e una sola chance per convincere il tuo Romeo che tu sia la sua Giulietta. Con questa posta in gioco l'unica opzione è pensare in grande. Ragazzi, non dimenticate di rispondere all'invito al ballo, il giorno più importante della vostra vita. Io invito Connor al ballo con un compito. Ti aiutiamo noi, ci sono tante opzioni. Ecco, questa è la prima bozza, ma con questo copione e i materiali della scuola di clown... Non lo so, hai qualcosa di un po' più piccolo. Vuoi abbassare il livello di teatralità? Ho ciò che fa per te. Che cos'è? Un cannone spara coriandoli stile DJ. Invita Connor al ballo, premi questo pulsante e pioveranno coriandoli come uno show di chiusura a Broadway! Forse è meglio abbandonare l'idea di invitare il ragazzo dei miei sogni al ballo. Oh, Ruby, sì! Oh, mi hai reso l'uomo più felice sulla terraferma, Ruby! Connor? Ruby. Ruby? Ciao! Connor è qui. Sì! Connor è qui! Ciao! È confermata la ripetizione di matematica più tardi, vero? Sì, Connor, confermatematicata! D'accordo, team matematica. Ci vediamo dopo. Puoi dirlo forte, è tutto per il mio Alge Baby. Il tuo cosa? Oh, dire bro! Alge bro! Sei un fratello tipo di matematica. Sai, il primo mi piaceva di più. Dammi quel cannone sparacoriandoli. Sì! E dunque, questo era il mio doppiaggio di Connor dal film d'animazione DreamWorks di appena un anno fa, 2023, Ruby Gilman, la ragazza con i tentacoli. Spero che questo video vi sia piaciuto, un cirbil ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber21, Dubb is the world è il mio motto e ci vediamo a prestissimo con tantissimi nuovi video. Ciao, fate i bravi e statemi bene, mi raccomando. Spettacolarità è il nome del gioco in questa fase dell'adolescenza alimentata dagli ormoni. Un rituale che incarna il massimo in termini di alto rischio e alta ricompensa. Ora hai una sola chance per il ballo e una sola chance per convincere il tuo Romeo che tu sia la sua Giulietta. Con questa posta in gioco l'unica opzione è pensare in grande. Ragazzi, non dimenticate di rispondere all'invito al ballo, è il giorno più importante della vostra vita. Io invito Connor al ballo con un compito. Ti aiutiamo noi, ci sono tante opzioni. Ecco, questa è la prima bozza, ma con questo copione e i materiali della scuola di clown... Non lo so, hai qualcosa di un po' più piccolo. Vuoi abbassare il livello di teatralità? Ho ciò che fa per te. Che cos'è? Un cannone spara coriandoli stile DJ. Invita Connor al ballo, premi questo pulsante e pioveranno coriandoli come uno show di chiusura a Broadway! Forse è meglio abbandonare l'idea di invitare il ragazzo dei miei sogni al ballo. Ora di venire al ballo degli umani con me. Oh, Ruby, sì.
che sono l'uomo più felice sulla terraferma, Ruby. Connor? Ruby. Ruby? Ciao. Connor è qui. Sì, Connor è qui. Terra chiama Erk, gna gna. Parla Erk, parla Erk. Ciao. Connor è qui. Sì, Connor è qui. Oh, ciao, 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 ciao. Scusami, mi stai mordendo le chiappe. No, no. Sì, invece. Ciao. Connor è qui. Sì, Connor è qui. Oh, ciao, 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 ciao. È confermata la ripetizione di matematica più tardi, vero? Oh, sì, Connor, confermatematicata. D'accordo, team matematica, ci vediamo dopo. D'accordo, team matematica, ci vediamo dopo. Puoi dirlo forte, tutto per il mio Alge Baby. Il tuo cosa? Volevo dire bro, Alge Bro, sei un fratello tipo di matematica. Sai, il primo mi piaceva di più. Oh, mi piace molto quella parola. Dammi quel cannone sparacoriandoli. Sì. Dai creatori di Shrek e Dragon Trainer, giusto un anno fa arrivava nelle sale Ruby Gilman, la ragazza con i tentacoli, a fare concorrenza al remake 2023 de La Sirenetta della Walt Disney. Si sa bene che se c'è una cosa in cui la DreamWorks è bravissima è sovvertire i classici trope disneyani. L'arcana tradizione DreamWorks che trova il suo massimo esponente nei film di Shrek. In questo caso abbiamo uno scontro Kraken e Sirene, nel quale questa volta indovinate chi è l'eroe? Non deve essere complicato. Dunque, l'animazione è bella fluida, come vedete, e anche il comparto musicale affidato a Stefani e Konomu. Entrambi sì, almeno qui hanno dato il mood della scena. Queste tipiche fantasie adolescenziali, già. E la regia sapiente QB è affidata al Kirk DeMico de I Croods e Vivo. Invece il cast vocale si avvale di voci come Lana Condor, Toni Collette, Annie Murphy nel suo raro ruolo antagonistico, Sam Richardson, Will Forte, Jane Fonda, Jabuki Young-White, Liza Koshy e tanti altri a cui vada il mio sincero chapeau. Così come anche e soprattutto al cast italiano, Emanuela Ionica, Chiara Colizzi, Margherita De Risi, la figlia di Giorgio Rappattoni che è anche stata Riccioli d'Oro da Il Gatto con gli Stivali 2, Nanni Baldini, Simone Mori, Melina Martello, Tommaso Di Giacomo, Gianluca Machelli e Chiara Giancardi. Un lavoro di fino su questi personaggi, specie Margherita De Risi. Che dire della trama? Beh, è la tipica coming of age story, ma è molto più di questo. È la storia di questa Ruby Gilman, una Kraken sedicenne che vive in una città balneare chiamata Oceanside, vivendo sotto al ferreo divieto di avvicinarsi a qualsiasi creatura dell'oceano. Di conseguenza, siccome il ballo studentesco sarà su una nave, diciamo gnec. Ma incoraggiata dalla sua migliore amica Margot, Ruby intende partecipare per poter impressionare la sua crush, uno skater boy di nome Connor, che come vedete qui è un tipo ok, è un tipo a posto. E insomma, è evidente che ricambi. D'accordo, team matematica, ci vediamo dopo. Puoi dirlo forte, tutto per il mio Alge Baby. E il tuo cosa? Volevo dire bro, Alge Bro, sei un fratello tipo di matematica. Sai, il primo mi piaceva di più. Non ve l'eravate perso, no? Dunque arriva il momento in cui lei scopre di essere una Kraken e di dover proteggere come sua nonna, la regina guerriera dei sette mari, il loro regno dalla minaccia delle sirene, che qui altro che Ariel. Sono creature malvagie, inaffidabili e avide. E l'arcana tradizione DreamWorks di lanciare frecciatine alla Disney continua. Con questa sirenetta al contrario, Ruby tuttavia fa amicizia con la ragazza più popolare della Oceanside High School, Chelsea Van Der Zee,
Tipo l'equivalente di questo film della Ferragni, no? Che colpo di scena scopriamo essere proprio una sirena. Tra l'altro, capelli rossi, coda verde, Ariel Anyone? Beh, io sto film l'ho visto e mi è piaciuto, onestamente. Una cosa però, non guardate il trailer, perché spoiler a bestia. Infatti credo che sia stato un po' penalizzato al botteghino questo film, giusto da questa cosa. Infatti almeno tra il pubblico ha una specie di cult following, o almeno con certi. Anche perché provate ad andare in giro per il web, almeno una edit con questo film la trovate. Detto questo, a scanso di spoiler mi fermo, anche perché è già abbastanza spoileroso il trailer, ulteriori dettagli bla 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 bla, sono stato bello esauriente nella clip, tipico scenario da prom, in questo caso da pre-ballo, Margot super queen e anche Ruby appassionissa. E dunque stavo dicendo? Ah, giusto. Ci vediamo alla prossima. Ciao, fate i bravi e statemi bene, mi raccomando. Film adatto per settembre, che c'è il back to school. Bene, 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 stiamo proseguendo bene. Stiamo navigando su acque sicure, per rimanere in tema. Dell'adolescenza alimentata dagli ormoni, un rituale che incarna il massimo in termini di alto rischio e alta ricompensa. Ora hai una sola chance per il ballo e una sola chance per convincere il tuo Romeo che tu sia la sua Giulietta. Con questa posta in gioco l'unica opzione è pensare in grande. Ragazzi, non dimenticate di rispondere all'invito al ballo, il giorno più importante della vostra vita. Ma cosa si festeggia? L'uomo più felice sulla terraferma, Ruby. Connor? Ruby. Ruby? Ciao. Connor è qui. Sì, Connor è qui. Oh, ciao! Ciao, ciao, ciao.